eccoci qua, mi trovo a Honolulu, aloha, noi siamo nelle Hawaii. Lo sfondo dietro di me dice che è notte ovviamente, perché noi con la differenza di fuso orario siamo arrivati e abbiamo ovviamente fame e vogliamo mangiare un piatto nel posto in cui noi ci troviamo. Ma ci sarà un ristorante italiano? L'abbiamo trovato. Lì c'è scritto trattoria e qui c'è il grande Piero. Ciao Piero, buonasera. Ciao, piacere, buonasera. Come va? Ciao. Tutto bene? Molto bene, grazie. Senti, come mai un ristorante italiano in Honolulu? Questo è un ristorante che è stato messo qui da un veneziano 30 anni fa, però è in via di estinzione, ormai uno degli più vecchi ristoranti qui a Honolulu. Dove abbiamo trovato una persona che parla italiano? Perché sono l'unico che parla italiano. Di origine tu sei piemontese. Sono venuto qua per imparare l'inglese, mi sono sposato e mi hanno rovinato. Vabbè, però l'inglese l'hai imparato. Un pochettino. Mi fai un piatto particolare quest'oggi? Che cosa ci vuoi preparare? Vai. Tanto per fare una cosa un po' diversa, vi faccio provare un piatto che lo chiamo è un'insalata, sì. È l'insalata, la famosa insalata americana che chiamano l'insalata la Cesare. La Caesar salad. Io la chiamo l'insalata del gallo. Ah, scopriamo perché allora. C'è l'ovetto dentro che rinforza dopo una serata di bedroom activity oppure prima di iniziare la bedroom activity, okay. Per iniziare, no? Può essere rivitalizzante come lo zabaglione. Bene. E questa è un'ottima insalatina che si può fare in 2 minuti per impressionare la signora o signorina del momento. Allora, benissimo, questi sono gli ingredienti. Allora, insalata, se Silvia viene un po' più avanti, anche se entra in campo, eccolo qua. La famosa insalata, la romana, quella che chiamano qui. La tua tagliata, sì, bene. Tagliata, fresca. Ok. Da questa allora, qui parte abbiamo un po' di maionese con un po' di mostarda, fatta in casa, non comprata. Questo è praticamente aglio ben tagliato e marinato con olio d'oliva. E poi abbiamo un po' di acciughe, ne useremo circa la metà. L'ovetto fresco, chiaramente crudo, speriamo che sia fresco, e poi un po' di limone e viene tutto passato con un po' di pepe. Okay. Prima si prendono le acciughe, okay, che chiaramente tutti hanno in casa, non c'è bisogno di, ecco perché questo è un piatto veloce, okay, che lo scapolone può fare in 2 minuti. Allora qui si comincia a, ok, bravo, farlo vedere in telecamera a favore di Silvio. Queste chiaramente sono stagionate, questo legno stagionato, e si viene praticamente pestato, okay. Poi ci mettiamo un po' di aglio, mettiamo, okay, circa un cucchiaino di aglio e olio d'oliva, okay, si mescola bene, okay. A questo punto mettiamo un po' di limone, mezzo limone è sufficiente, quindi come terzo ingrediente subito il limone chiaramente va filtrato. Ok, vengono tolti i semi. I semi. A questo punto i semi vengono messi da parte. Ok. A gradimento si possono mangiare dopo. Ok, ecco, adesso ci abbiamo un po' di quella famosa maionese con la mostarda. Eccola qua, maionese e mostarda insieme, mi ricordo, esatto, amalgama molto bene, per questa. Ecco, a questo punto ci va l'ovetto. L'ovetto, solo il rosso. Ah, ok. Solo il torlo dell'uovo. Senza il bianco. Ok. Si mette dentro, crudo. Dentro. Chiaramente. Crudissimo. Fai vedere a favore di camera, fai vedere a favore di camera quello che stai facendo, grazie. Adesso si mescola. Ho un po' di pepe fresco. Ok. Tanto che è buono. Ok, un po' di pepe fresco. È praticamente un fertilizzante del pelo. Ok. Sullo stomaco. Praticamente mescolata bene. A questo punto si mette l'insalata, ok, dentro. Dentro. E come ultimo ingrediente il famoso Italian Viagra, you know, in polvere. In polvere, il parmigiano. Il parmigiano famoso italiano. Eccolo qua. Guarda, per la notte del gallo. Poi si mescola bene. Okay. Ecco qua, e adesso praticamente è pronta, 2 minuti. Allora, prendiamo un piatto. Un piatto, vai. Devo dire, io sono stato molto contento di aver conosciuto una persona mitica come Piero. Sono 20 anni che sei nella Hawaii, Piero. 20 anni. 19 di troppo. No, ma senti una cosa, quante Caesar salad hai fatto fino adesso? Che lo so. Ne farò circa una ventina a sera per 20 anni. Mamma mia, per 20 anni insomma è un bel titolo. Allora Piero, io ti ringrazio,
grazie agli amici che sono stati in questo momento a guardare il nostro programma. Diamo l'indirizzo del ristorante dove tu adesso sei, qui ad Honolulu. La strada, questa che strada è? Si chiama Kalia Road, che è praticamente in Waikiki, che è il centro turistico di Honolulu, sì, dove ci sono tutti gli alberghi, e basta chiedere di trattoria, ce n'è una sola, tutti la conoscono. Tutti la qualsiasi conoscono. Albergo dici trattoria, loro ti mandano alla vecchia trattoria. Okay? Comunque, amici italiani che comunque girate il mondo come noi, quando venite qui a Waikiki, quando venite ad Honolulu, cercate la trattoria e venite e chiedete di Piero. Piero vi tratterà benissimo, uno sconto particolare facciamo agli italiani che arriveranno. Sicuramente. Speciale, sconto speciale. Sconto speciale. Grazie, allora linea nuovamente in regia e noi ci vediamo la prossima volta con un altro ristorante nel mondo. Grazie Piero. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Ok.